Quattro arresti, una denuncia a piede libero e 2 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate. È questo il bilancio di una vasta operazione anticontrabbando realizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. In particolare, le fiamme gialle del gruppo di Nola hanno scovato i contrabbandieri in flagranza di reato presso un complesso di capannoni situati a Castel Volturno. L'ingente carico, 2 tonnellate di sigarette marchio Winston, aveva raggiunto il punto di stoccaggio a bordo di un autoarticolato di una nota ditta di trasporti. In manette sono finiti un 59enne pluripregiudicato, 2 31enni di Napoli incensurati, un 56enne di Napoli residente a Latina con precedenti per furto aggravato, sanzionati anche per aver violato le disposizioni nazionali e regionali anti-Covid. Un quinto uomo, 41enne napoletano, residente a Castel Volturno con numerosi precedenti alle spalle, è stato denunciato a piede libero.